Non si fermano le manifestazioni a Budapest contro la riforma del codice del lavoro voluta da Viktor Orban e approvata grazie alla sua solida maggioranza in Parlamento. Prevede l'aumento degli straordinari annui dei dipendenti da 250 a 400 ore e consente di rinviarne il pagamento fino a 3 anni. Nella notte si è tenuta una nuova protesta di piazza, la quarta in una settimana. Più di 10.000 persone hanno marciato per 8 chilometri nel centro cittadino. Siamo contro la politica degli ultimi 8 anni, dice un dimostrante. Vogliamo sbarazzarci di questo governo con mezzi democratici. Ci sono stati scontri con la polizia quando il corteo è arrivato sotto la sede della TV di Stato. Alcuni parlamentari dell'opposizione sono entrati nell'edificio, ma un paio di loro, fra cui la deputata verde Bernadette Zell, ha denunciato di essere stata cacciata con la forza dalle guardie dell'emittente dopo aver cercato di consegnare un comunicato da mandare in onda. Per la prima volta in piazza insieme c'erano i sindacati che hanno annunciato lo sciopero generale. I manifestanti protestano anche contro l'approvazione di una legge che istituisce corti amministrative nominate direttamente dal ministro della giustizia che decideranno su materie delicate come elezioni e diritto di protesta. Thank you.